Tutto pronto, mano sul cronometro, si parte in questo istante con il giocatore che ci prova, ovviamente in questo momento Fraga sul pallone, attenzione, c'è questa occasione, poi c'è un calcio di rigore. C'è un calcio di rigore perché c'è l'errore di Fraga sul pressing di Surace. Siamo al secondo minuto e 15 secondi in questo momento. Parte e spiazza col sinistro e va a colpire. Con il numero 11 Marchionna che allarga ancora, il Castrovilla riavvolgente, pallone in mezzo, vediamo un po', siamo al limite dell'area piccola e c'è un colpo di testa per il Castrovilla ancora, non ci pensa due volte Pineda, attenzione a Surace e questa volta fa buona guardia Fraga. Dell'applicazione della squadra, una squadra che è corta, lascia bloccati due centrali dietro, attenzione. Questo bel tiro di Parafioriti, lo dicevamo, un giocatore mobile di far riorganizzare la squadra. Vediamo che sono stabilmente diversi giocatori del Castrovillari che sono nella metà campo dell'Ardore. Attenzione a questo bel pallone, poi bravo, Surace, e poi ancora c'è il tiro, c'è il fuorigioco. Ancora il giocatore dell'Ardore, il numero 6, che cerca di mettere questo pallone al centro, poi c'è il tiro, attenzione, la traversa con Coffi. Panetta e Mazzone sono usciti, Panetta e Mazzone sono entrati, il numero 17 e il numero 19 intanto. Manetta e Mazzone, quindi sono usciti il numero 7 e il numero 2, sono entrati Fazzolai e Zela Rayan. Ecco, grazie Angelo, intanto siamo partiti in questo istante, tutti in avanti i giocatori di Criaco subito alla ricerca del pallone. Ma non è una squadra che tende a chiudersi, non lo ha quasi mai fatto, e anche quello che... Attenzione a questo tiro, molto bello a giro. Allora, ancora pericoloso il Castrovillari, vediamo se tenta il tiro, bel fraseggio, attenzione, fuori gioco, ma è stata regolare sulla corsia di sinistra, avanza ancora la formazione di casa, perde un po' di tempo il Castrovillari, poi ancora bello. Questo tiro a giro e c'è la parata bella di Fraga con Sbracini, in questo momento arriva il fischio dell'arbitro e attenzione a questo pallone con un colpo di testa molto pericoloso, questo sì. Non c'è Sbracini. Arriva il fischio dell'arbitro, parte sul primo palo, ma anche lì c'è stato qualche brivido per la difesa di casa. Attenzione ora a questo pallone recuperato proprio dal giocatore appena entrato. Attenzione a questo pallone con questo dribbling e poi anticipato. Pallone sul secondo palo, attenzione, un'uscita. La tocca quel tanto che basta da Ammirati per mettere fuori gioco l'attaccante. Arriva il fischio, parabola arcuata, che pallone che si perde, ma c'è in attacco ancora Aquino e cerca di distendersi sulla corsia di sinistra, pallone poi girato dall'altra parte, cerca il gol in... Non so se l'arbitro Giacco vorrà recuperare ancora. Attenzione, entra in aria il giocatore del Castrovillari, cerca di tirare, batti e ribatti, attenzione, arriva questo tiro, poi con questa occasione ancora calcio d'angolo, 95-44 sul cronometro, ma secondo me ci saranno almeno altri 30 secondi, calcio d'angolo battuto, vediamo un po' l'arbitro cosa decide, pallone dall'altra parte con il Castrovillari che cerca di andare, di chiudere in avanti questa partita, vediamo se c'è l'ultima ripartenza con l'Ardore che cerca di rituffarsi in avanti, pallone che non viene intercettato dai giocatori del Castrovillari, l'ultima occasione davvero questa potrebbe essere, ma c'è l'anticipo da parte del terzino della formazione di casa, ancora il numero 14, rimessa laterale, si potrà battere o no, arriva in questo momento il fischio dell'arbitro Vincenzo Ciacco della sezione di Cosenza, che è stato coadiuvato nella direzione da Simone Ciacco, sempre della sezione di Cosenza, ed Emanuele Galardo della sezione di Crotone, ed è arrivata alla fine di questa gara, l'ha decisa al colado al minuto 2, calcio di rigore procurato dal pressing di Diego Surace che ha spinto all'errore Fraga, questo l'episodio clou, poi una traversa per l'Ardore, qualche occasione per il Castrovillari, non una partita particolarmente spettacolare.